Una buona serata a tutti dal Palestra di Siena, dove si è alzato il coro della verbena. Vince lo Sheriff 87-84. Buonasera a tutti, ben ritrovati come ogni lunedì sera ad un nuovo appuntamento con Basket Time. Stasera siamo insieme con Mauro Bindi. Buonasera Matteo. Ben ritrovato, purtroppo non ci ritroviamo in un lunedì positivo per i colori biancoverdi. Ieri la sconfitta della Menzana 85-73 a Scafati, una partita che era iniziata molto bene per la formazione menzanina, poi purtroppo c'è stato il rientro della squadra padrona di casa, una gestione che probabilmente non è stata non ha rispettato quello che era stato il piano partita messo in campo dai giocatori senesi, e con il passare dei minuti si è materializzata questa sconfitta. Ne parleremo assieme a Tommaso Mandriani, che è tornato a farci visita. Buonasera Matteo, buonasera a tutti. Anche perché poi Tommaso Mandriani fa parte del nostro staff, e poi accanto a Tommaso Alessandro Lami dell'associazione Io Tifo Menzana. Buonasera Alessandro. Buonasera a tutti. Allora, apriamo una piccola parentesi intanto su ieri sera. Molti di voi saranno stati sintonizzati su Canale 3 Toscana, dove era prevista la diretta del match a partire dalle ore 18, come sempre nelle gare esterne. Purtroppo un disservizio causato non tanto, come si è letto stamattina su qualche forum o sui social, dalla TV di Scafati, quanto proprio dal centro che gestisce e smista le immagini da parte di Lega Pallacanestro, ha fatto sì che la partita a Siena si sia vista sostanzialmente, Mauro, dopo quasi una mezz'oretta. Quindi noi ovviamente ci scusiamo con tutti quelli che ieri hanno patito questo disservizio, noi per primi, fermo restando il fatto che dal punto di vista di Canale 3 Toscana era veramente tutto in regola. Ci auguriamo ovviamente che le prossime partite in trasferta abbiano una copertura migliore, o quantomeno una sorta di miglior gestione da parte di chi, ripeto, la Lega Pallacanestro deve ricevere il segnale e poi smistarlo alle varie televisioni del circuito che si occupano di trasmettere le trasferte. Con questo, Mauro, oggettivamente potevamo fare poco. È la prima volta è capitato, sì. Ma purtroppo è una gestione accentrata. In alcuni casi il segnale arriva e va. Anche ieri sera, anche nel momento in cui abbiamo visto la partita, si vedeva degli sfasamenti, proprio non c'era fluidità nel movimento, e chi si intende un po' di queste cose sa perfettamente che non può essere imputabile a chi prende il segnale. Per cui ce ne scusiamo, ma ovviamente facendoci una ragione, perché non dipende solamente da Canale 3. Già che siamo a fare un po' tutte le pulci alla situazione, poi parliamo della partita. Molti di voi stamattina avranno visto un post su Facebook, sul Facebook di Canale 3 Toscana, avranno letto che doveva essere presente, oltre ad Alessandro Lami, anche Tommaso Marino. Tommaso Marino purtroppo stasera non è con noi per qualche piccolissimo problema fisico, qualche linea di febbre, nulla di particolarmente grave, però oggettivamente è meglio che stia a casa piuttosto che venga qua da noi e che sia pronto, bello recuperato, sabato prossimo contro Treviglio. Allora, chiusa questa lunga parentesi, perché abbiamo parlato anche troppo. 85-73, Mauro, c'era stato questo inizio pazzesco della Menzana, un primo quarto da 27-13, probabilmente, lo ha detto anche Moretti, poi lo sentiremo, la miglior Menzana di tutta la stagione, poi però è arrivata anche una delle peggiori Menzane della stagione, e c'è stato il recupero e la partita, sì, si è incanalata anche su binari di equilibrio, però oggettivamente si è notato che Scafati l'avrebbe portata a casa. Il secondo quarto è stato veramente quanto di più brutto potevamo immaginare, dopo un primo quarto che purtroppo non abbiamo visto, ma che ci siamo potuti immaginare da quelle che erano state le cifre: 7 bombe che avevano aperto un divario e che forse hanno fatto pensare a una trasferta, non dico semplice, ma quella di Cassino, ma che in qualche maniera legittimavano sicuramente molto entusiasmo e anche fiducia nel proseguo della partita. Purtroppo Scafati si è presentata poi in questo secondo quarto solamente animata anche da un Lardo che, ripetiamolo, diciamolo, anzi, era la sua prima esperienza casalinga, per cui sicuramente è riuscito a trovare il sistema per creare
come si può dire, una ripresa da parte della propria squadra, soprattutto con quella difesa allungata, pressing, che ha creato molti problemi alla manovra senese. I nostri play, sia Marino che Sanguinetti, veramente non hanno trovato un antidoto alla pressione scafatese, e oltretutto forse anche la gestione arbitrale ha permesso solamente contatti, e questo ha fatto sparire completamente Siena, che sì è rientrata in partita, però bisogna dare atto che a quel punto l'inerzia della gara era totalmente a favore di Scafati, e il numero delle palle perse e anche il numero di falli compiuti, alcuni ingenui, alcuni hanno dato anche possibilità, tipo i due falli antisportivi, hanno terminato anche in momenti importanti quel gap che poi veramente Siena ha patito in fondo, con una sconfitta immeritata nel punteggio, perché i 12 punti oggettivamente sono veramente molto. Paolo, abbiamo visto, sì, Moraes, sinceramente, esatto, è l'unico giocatore che forse ha giocato una partita all'altezza della situazione. No, volevo fare una battuta, hai citato gli arbitri, che in una parte del match, quella che abbiamo visto, in cui Scafati in rientrata hanno fischiato pochino, a sentire il telecronista, nostro collega di Scafati, era tutta un'altra partita, però insomma il bello è anche questo, perché poi ognuno ha le sue opinioni. Moraes, hai detto, sì, Moraes 28 punti, ieri sicuramente il migliore, 6 triple, 6 rimbalzi. Tommaso, è un po' il lago della bilancia, no? Nelle prestazioni della Menzana. Di solito quando gioca bene la Menzana vince, ieri non è successo, però è un giocatore che influenza tantissimo il rendimento di questa squadra. Sì, quella di ieri forse è stata la prima partita in cui una sua ottima prestazione individuale non è coincisa con la vittoria della squadra. Moraes ovviamente è il giocatore menzanino con più punti nelle mani, quindi è chiaro che le fortune della Menzana in attacco passino ovviamente da lui. Moraes, che si è reso protagonista di una partita sicuramente molto precisa al tiro, ha realizzato 6 bombe su 10, però forse ancora vedendo anche la struttura fisica di un giocatore come Moraes, probabilmente potrebbe, da un punto di vista dell'esplosività, dell'attacco, di quanto può attaccare il ferro, potrebbe anche migliorare, andare più dentro, penetrare di più, guadagnare forse più falli, un qualcosa per esempio che la Menzana invece tende a concedere molto. Siamo una delle squadre che fa più falli nel campionato. Sicuramente Moraes ieri, tornando alla domanda che facevi, è probabilmente l'unico da salvare. Sì, in effetti Moraes buona partita, gli altri, Alessandro, poca roba, se escludiamo qualche sprazzo qua e là di Poletti, che pure non era in grandissima serata al tiro, gli altri al di sotto della doppia cifra, questo al netto di una trasferta che si sapeva era difficile, perché poi Scafati è una squadra forte, fra l'altro la Menzana questa trasferta l'ha affrontata senza Prandin. Sì, sì, certo, era una trasferta difficile, lo sapevamo, non credo che nessuno sia andato là pensando di portare a casa 2 punti con facilità. Il primo quarto aveva illuso, perché chiudere 27-13 era una partenza al fulmicotone, non era pensabile continuare con quella media irreale nel tiro da 3, infatti non siamo continuati, insomma sarebbe stato assurdo. E sì, Moraes ieri veramente in certi momenti straripante, e dagli altri dobbiamo per forza chiedere e pretendere qualcosa in più, anche da Packer, che è stato bravo a tirare giù 9 rimbalzi, però forse l'apporto di punti è un po' scarsino, 8 punti non sono molti. Packer può fare sicuramente meglio, oltretutto mancando Prandin tutti sono chiamati forse a fare quel passettino in più. Io non so se sabato ci sarà, non ci sarà, non credo che le previsioni siano molto ottimistiche sul suo recupero per sabato, quindi è necessario che non solo Moraes si renda protagonista, ma anche gli altri, da Poletti a Tommaso Marino, che sabato gioca contro il suo più recente passato, ci diano qualcosa in più, è assolutamente indispensabile. Dall'altra parte una grande prestazione anche ieri di Aaron Thomas, che ha chiuso con 30 punti, questo poteva essere abbastanza sulla carta anche pensabile, ipotizzabile, un po' meno magari i 18 di Ammannato o i 17 più 5 falli subiti da Contento. Questo però ha detto la partita di ieri. Noi ascoltiamo la dichiarazione, la conferenza stampa a fine gara a Scafati del coach della Menzana, Paolo Moretti.
Avete visto stasera credo il miglior quarto della mia squadra, il primo, e il peggior quarto della mia squadra, il secondo, di questo inizio di campionato. E devo dire che anche se probabilmente in entrambi i casi c'è il demerito e merito di Scafati, ovviamente, perché nel secondo quarto è salita moltissimo di intensità, di aggressività e di desiderio di imprimere il proprio marchio alla difesa, noi abbiamo veramente perso completamente le linee guida, la capacità di andare dove nel primo tempo eravamo andati con grande successo. Due dati sono secondo me significativi in tutto questo, poi anche alla fine della partita, cioè l'altissimo numero di palle perse che ha appunto consentito, ha dato il là ad alcune buone difese, a trasformare alcune buone difese di Scafati in punti facili in contropiede, e la capacità dei nostri avversari di procurarsi dei tiri liberi, quindi di attaccare con forza la nostra difesa, cosa che noi non abbiamo fatto dall'altra parte del campo, perché non siamo riusciti ad aggredirli più, ad attaccare bene il canestro per procurarci e dei falli e dei buoni tiri dal perimetro, cosa che avevamo fatto molto bene nel primo quarto. Poi sul 60, poi la partita è tornata in equilibrio, grande sforzo per rientrare 66 pari a una manciata di minuti alla fine, poi di nuovo si è spenta la luce. Questo è il rammarico più grande di essere venuti qua e aver fatto comunque una partita per 35 minuti e poi aver buttato tutto nel cesso negli ultimi 5. Questo è un po' il rammarico che ci portiamo dietro, e comunque insomma la partita ha detto questo, quindi alla fine dovremo andare nelle pieghe di noi stessi per capire il perché e magari lavorare per migliorare queste cose. Si creano buoni tiri sul perimetro se si riesce tecnicamente e fisicamente, hai la forza di attaccare l'area. Alla fine noi ci siamo fatti spingere sempre un pochino indietro, non abbiamo avuto la forza di resistere alla loro difesa, ma ci siamo accontentati della prima opzione, di liberarci della palla invece di attaccarli con decisione e con grandissima lucidità come abbiamo fatto nel primo tempo. Questo è stato a mio avviso il motivo tecnico. Poi ripeto, alla fine ci sono anche i meriti degli avversari, perché nel resto dei 30 minuti, nel resto della partita, per 30 minuti dopo il primo quarto, la squadra di Lino ha veramente salita di due gradini a livello di intensità e di aggressività, e quindi probabilmente anche lì c'è la chiave di lettura, no? Il fatto che ci abbiano spinto lontano dal ferro e non abbiamo avuto la capacità di aggredirli. Quarta sconfitta in 4 anni a Scafati per la Menzana, evidentemente non è proprio il parquet migliore sul quale andare a giocare. Queste dichiarazioni di Paolo Moretti. Vediamo un po' quelli che sono stati i risultati della giornata nel girone ovest di Serie A2. Legnano che ha perso nettamente 90-73 a Roma contro l'Eurobasket, Bergamo vittoriosa su Biella 81-76. Per quello che si era visto fino ad oggi potrebbe essere un risultato a sorpresa la vittoria di Tortona a Casale. In realtà, lo abbiamo detto nelle settimane scorse, Tortona è una squadra forte, candidata ad un ruolo da protagonista, probabilmente sta iniziando ad ingranare. Questo 82-77 deve anche un minimo preoccupare, poi vedremo la classifica, la Menzana, e capiremo perché. Agrigento sconfitta in casa 91-83 da Treviglio, altro motivo di preoccupazione, perché Treviglio, come diceva Alessandro Lami, sarà la prossima avversaria della Menzana sabato sera. Rieti vince il derby contro Latina 77-74, la Menzana sconfitta a Scafati, ne abbiamo parlato, 85-73. La Virtus Roma, ad oggi la squadra sicuramente più continua in questo avvio di stagione, 95-89 passa a capo d'Orlando, parquet tutt'altro che facile e abbordabile, poi la vittoria di Trapani 91-86 su Cassino. La classifica: Virtus Roma in vetta con 12 punti, Agrigento e Bergamo a 10, a quota 8 troviamo Trapani, Casale Monferrato, capo d'Orlando, Eurobasket Roma, Zeus Rieti e Scafati, a 6 Biella, Latina e Treviglio, la Menzana a quota 5, purtroppo sempre per quella penalizzazione iniziale, altrimenti saremmo a parlare di ben altra situazione. Tortona a 4, ma ci rimarrà poco, immagino, al terzultimo posto. Legnano a 2, Cassino ferma al palo con nessuna vittoria. Mauro, ci torniamo su questo discorso praticamente
ogni lunedì, però la penalizzazione è una cosa che veramente ci crea grandi problemi. Quando sì, leggi la classifica. Poi questa classifica sfalsata con noi dispari tutte le volte ci crea delle aspettative quando vinciamo, perché esatto, scaliamo una posizione che gli altri non possono raggiungere, e allo stesso modo in alcuni casi, come ora, quando la classifica ancora non ha molte partite nel suo computo totale, ci relega in posizioni indubbiamente molto pericolose. E indubbiamente la valutazione a fare, al di là dello stretto numero, dello stretto aspetto numerico, è quello che la Mezzana vale forse gli 8 punti in classifica, perciò questa potenzialità, anche se in una partita, dopo una partita sconfitta a Scafati, però ci deve far pensare che questa è una squadra che può giocarsi tranquillamente le sue carte, e giocarsi le sue carte vuol dire piano piano riuscire a togliersi da quella la posizione scomoda attuale. Legnano e Cassino probabilmente sono, non voglio dire, le due peggiori squadre. Cassino lo sta dimostrando, Legnano bisogna vederlo. Per noi intanto in questa loggia qui è importante avercene due sotto e poi giocarci ovviamente per evitare play-out, l'ultima posizione. Ne abbiamo le capacità e non dobbiamo sicuramente fossilizzarsi su questa classifica, ogni tanto ci propone queste difficoltà. Sappiamo che è una stagione difficile e sapendo anche quello che possiamo fare, questo non deve essere mai un problema. Ti fermo, chiedo time out perché abbiamo la pubblicità.